Dai costumi d'opera alle mascherine, la sartoria del Teatro Regio di Torino si riconverte nel segno della solidarietà e della cultura. Vediamo con Bruna Fattenotte. Mani sapienti capaci di trasformare stoffe e bozzetti in pezzi d'arte. Doveva andare in scena la bohème di Puccini quando anche sul Regio di Torino è calato il sipario. E così, riposti nell'armadio i costumi, le sarte del celebre teatro piemontese non si sono tirate indietro e hanno deciso di riconvertirsi. Sono felice di partecipare a questa bellissima idea. Queste sono le nostre mascherine finite, regolabili, perché ognuno si annoda l'elastico della misura che vuole. L'orgoglio nell'etichetta Teatro Regio, di solito apposta agli abiti di scena. 2000 pezzi a settimana distribuiti gratuitamente ai cittadini finché ci sarà bisogno, finché non si potrà tornare a teatro. Qui al Teatro Regio di Torino siamo felici di poter mettere a disposizione i servizi della nostra sartoria, dove le nostre colleghe dalla settimana scorsa stanno cucendo delle mascherine. Mascherine, ma anche incisioni delle opere in rarità rese disponibili nei canali online del teatro. Il filo di un dialogo che non si vuole interrompere, piccoli gesti li definisce il sovrintendente, per testimoniare vicinanza e ringraziare gli abbonati che pur potendo non hanno chiesto rimborsi per gli spettacoli cancellati causa virus. Una boccata d'ossigeno per il teatro, come tutto il mondo della cultura, messo a dura prova dal lockdown.